Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Oggi vi mostro passo per passo, truccandomi con voi, come ho realizzato questo semplicissimo make-up da pochi minuti adatto per il quotidiano, utilizzando anche un paio di novità che ho scoperto proprio di recente che ci tengo a presentarvi. E qui mi vedete con il viso deterso, come ogni mattina naturalmente per prima cosa mi lavo la faccia e i denti. Dopo la detersione passo velocemente una nebulizzazione del mio tonico preferito, dopodiché tampono un po' la pelle e questo è il risultato. Sembra un po' un fantasmino, ma pazienza, adesso cambieremo rapidamente le cose. E il primo prodotto che vado ad applicare questa mattina è un prodotto che per me è una scoperta relativamente recente del marchio Freshly e si tratta di questo siero che si chiama Collagen Flash Bomb, un siero al collagene che ha una serie di virtù e che a me è piaciuto tantissimo fin dalla prima applicazione. Infatti, non appena l'ho applicato, adesso ve lo mostrerò, la mia pelle ha avuto subito un'aria più rinfrescata, energizzata, vivacizzata, che è la cosa di cui io ho bisogno, perché come potete vedere, nonostante io applichi il retinal di notte, poi al mattino, la mia pelle è sì bella fresca e anche un pochino rosea, ma al tempo è anche pallidissima, quindi regalare luminosità al viso per me è un'esigenza, ma questo siero che è una vera e propria bomba di collagene ha anche il potere di levigare la grana della pelle, regala compattezza al viso, lo rende tonico ed elastico e sono tutti ottimi presupposti per poi passare all'applicazione del make-up. E io posso dire che questo veramente mi sono innamorata. Provatelo perché questo prodotto è una vera bomba e sono anche un pochino imbarazzata nel dire che il brand con cui tra l'altro collaboro anche per questo video mi ha mandato in prova questo prodotto ormai qualche settimana fa e io praticamente l'ho già quasi finito, perché il bello di questo prodotto è che si può applicare non soltanto al mattino, ma anche magari alla sera o in qualsiasi momento della giornata in cui avete proprio il desiderio di dare una rinfrescata, una sferzata di energia al vostro viso. Io prelevo così alcune goccine, lo applico così sul palmo della mano e vado così a tamponarlo sul mio viso in modo da farlo penetrare bene. Il prodotto è direi setoso sulla pelle, la sensazione è di freschezza, ma si assorbe praticamente subito e voi nel giro di pochi istanti vedrete la vostra pelle come più rosea, più vivacizzata e al tempo stesso sentite proprio l'ovale che acquista compattezza ed elasticità. Quindi sono tutte ottime premesse secondo me al mattino, soprattutto se magari vi svegliate con il viso un pochino gonfio con le occhiaie, perché questo si assorbe subito. Questo siero che contiene collagene di origine vegana ha anche il potere di distendere le rughe, le lineette di espressione, rende la pelle più elastica, regala vitalità alla pelle, dà proprio una sferzata di energia al vostro viso. Si assorbe subito, la texture è assolutamente fluida e contiene appunto il 99,9% di ingredienti di origine naturale. Come contorno occhi, stamattina applico questo Hyper Concentrate Eye Contour Serum, che è questo che vi ho recensito dettagliatamente qualche video fa. Ne applico giusto qualche goccina. Io amo usare l'anulare per fare questo movimento perché essendo un dito con meno energia non rischio in qualche modo di tamponare eccessivamente questa delicata zona attorno all'occhio, quindi di andare magari a peggiorare anche il mio contorno occhi. A questo punto metto un pochino di crema viso, ma anche il mio viso lo sento già bello elastico, idratato, vellutato, quindi non sento un grande bisogno di applicare una crema viso, ma sotto ne applico comunque un pochino per potenziare l'effetto idratante. E stamattina ho scelto Magic Cream di Charlotte Tilbury, alterno questa con un'altra di Bobbi Brown che mi piace molto e vado appunto a stenderla sul viso e anche un po' sul collo. E come vi dicevo già qualche mese fa, ultimamente mi sono un pochino spostata dall'utilizzo del fondotinta tradizionale verso le skin tint, cioè quelle tinte per la pelle che regalano un effetto naturale, se vogliamo un pochino meno coprente, ma senz'altro più naturale e secondo me anche decisamente ringiovanente. E a questo proposito vi presento anche la seconda novità di questa routine, sempre del marchio Freshly, ed è questa skin tint Shield 360 gradi, che contiene anche una protezione solare, tanto più necessaria per chi come me utilizza il retinale o il retinolo o altri retinoidi nel corso della notte, che contiene un SPF di 30 che protegge quindi a fondo la nostra pelle senza poi sentire la necessità di applicare ulteriori prodotti con SPF. Tra l'altro questa protezione contenuta nella skin tint di Freshly non protegge soltanto dai raggi solari, ma anche dalla luce blu, che è quella luce potenzialmente
estremamente nociva per la nostra pelle, che è emanata per esempio da tanti dispositivi elettronici a cui ahimè siamo esposti, o molte di noi sono esposte per buona parte della giornata. Questa skin tint di Freshly secondo me sostituisce egregiamente il fondotinta, anzi a me piace pure di più proprio come tipologia di prodotto. Regala una copertura leggera ma comunque modulabile, quindi se non vi basta magari al primo giro potete senz'altro insistere un pochino di più con il colore, adesso lo andremo a vedere, per realizzare una coprenza anche maggiore. La sua texture, cioè la sua consistenza, è assolutamente fluida e modulabile, appunto si può applicare in più strati, e la skin tint per ora è disponibile in 3 tonalità. Io qua, da farvi vedere, ho la media e la scura, e in questo momento in cui non sono abbronzata, anzi sono bella pallida e già chiara di mio, quella che mi va senz'altro meglio è la media. Però non è detto che andando avanti con la stagione, magari quando sarò un po' abbronzata o mi inizierò a darmi l'autoabbronzante, non mischi queste due skin tint per realizzare un colore ancora più vicino a quello che sarà poi in quel momento quello della mia pelle. E questo prodotto, prima di essere utilizzato, così come quasi tutte le formulazioni di Freshly, va un attimo shakerato per mescolare per bene gli ingredienti naturali che contiene. Io per applicarlo amo metterlo così sul dorso della mano, naturalmente potete stenderlo con l'apposita pipetta anche direttamente sul viso, e a questo punto potete usare sia il pennello oppure un beauty blender come faccio io, questo l'ho leggermente inumidito, e iniziate a stendere il vostro prodotto. Come vedete la stesura è estremamente semplice, si fonde molto bene con l'incarnato, quindi non dovete avere paura che lasci degli strani aloni o che si veda lo stacco magari all'altezza del mento. Un'altra cosa che mi piace di questo prodotto è che è molto setoso e ben idratante, non va a depositarsi magari nelle piccole rughette, nei segni dell'età, e quindi non segna per niente l'incarnato. Io tra l'altro lo utilizzo ormai da qualche settimana tutte le mattine, e quindi ho notato anche che nel corso della giornata tiene molto bene sulla pelle, si mantiene, ma al tempo stesso ecco, non va ad asciugare la pelle, quindi non evidenzia niente di indesiderato. Oggi ho voglia di un pochino di contouring, per cui utilizzo questo prodottino di Anastasia Beverly Hills, che in realtà è definito un bronzer, un cream bronzer. Io ho preso la tonalità hazelnut, non spaventatevi, è molto scuro ma è anche molto trasparente, per cui una volta applicato, soprattutto se fate un contouring, io trovo che sia un prodotto perfetto proprio per il contouring più che neanche come bronzer. Con questo pennello, che è questa base così ovale e allungata che è fatto apposta per il contouring, vado a prelevare un pochino di prodotto e poi inizio ad applicarlo sempre con dei piccoli movimenti che vanno verso l'alto, e quindi andare a stenderlo, a sfumarlo molto bene, ma con questo prodotto devo dire è molto facile perché di suo è abbastanza trasparente. Replico la stessa operazione anche dall'altra parte. Volendo potrei fare un po' di contouring anche proprio sul contorno dell'ovale, in particolare qua sulla mascella, che di solito dà un pochino di definizione. Io per questo utilizzo anche il Nu Face Mini oppure lo Zip Halo, perché fanno un po' l'effetto palestra e quindi dopo non sento più tanto il bisogno di farlo. Adesso oggi non avevo tempo e quindi proprio un minimo di contouring lo faccio anche in questa zona. A questo punto passo all'applicazione del bronzer. Uso questo bronzer di T Cosmetics che si chiama Bye Bye Pores, che affina molto la grana visivamente, con un pennello che può sembrare grande ma in realtà è un pochino appuntito. Questo è di Morph, un'altra delle mie marche preferite insieme a Zoeva per i pennelli. Vado a prelevare un po' di colore e vado un pochino a partire a rinforzare quel minimo di contouring che ho fatto, ma poi lo stenderò su una zona più ampia del viso. Anche sulla fronte, sulle tempie. E naturalmente sul dorso del naso, perché l'effetto deve essere quello effettivamente di dove il sole colpisce la pelle e va un pochino a renderla ambrata, più dorata. E già che ho il bronzer in mano, visto che oggi rinuncerò all'applicazione dell'ombretto, vado a prelevare un pochino di polvere del mio bronzer che ho usato anche sul resto del viso, e vado a enfatizzare un pochino la piega della palpebra.
A questo punto passo all'applicazione del blush. Stamattina ho qui questo in polvere, molto spesso utilizzo prodotti in crema, però stamattina ho questo duo in polvere di NARS che trovo semplicemente favoloso, perché ha questi due colori. Questo può sembrarvi inquietante, ma una volta applicato in realtà, almeno proprio in un puntino del viso, risulta anche bello illuminante. Comunque sceglierò questo rosa abbastanza tutto sommato tranquillo e spento e vado ad applicarlo cercando di restare sopra a quel minimo di contouring che ho fatto prima. Adesso pensiamo agli occhi. Ecco, gli occhi oggi, non avendo messo ombretto, starei abbastanza su una linea leggera e ho pensato di non utilizzare il nero né un eyeliner, ma una matita un pochino più soft, un pochino più sfumabile, e in particolare ho tirato fuori questa blu con la doppia punta di Charlotte Tilbury, che da un lato ha questo bel blu navy, blu scuro, che trovo molto donante per chi come me ha gli occhi nocciola, magari non troppo scuri, ma sta bene secondo me anche a chi agli occhi più scuri dei miei, magari castano scuro. E l'altra punta è questa blu molto brillante, non spaventatevi, ma è un colore che in realtà non sta bene tanto soltanto a chi ha gli occhi azzurri, ma sta benissimo per esempio con un colore come il mio, perché va a esaltare la componente più grigio verde che ho nell'iride nocciola, ma sta bene secondo me anche a chi ha gli occhi proprio scuri, castano scuro, perché crea un bel contrasto. Oggi però, per non scandalizzarvi, utilizzerò questa che più blu navy, come vedete, un pochino più scura, un pochino più decisa. E dopo il mascara l'unico altro step da fare rimangono le labbra. Anche qui oggi sto decisamente sul semplice. Questo è un tipo di make up che io utilizzo spesso quando per esempio lavoro da casa, magari ho qualche call al pomeriggio, quindi voglio comunque essere a posto, però non ho particolari eventi da fare, se no magari ricorro a un trucco un pelino più elaborato. E per la bocca quello che faccio è andare a definire un pochino il contorno delle labbra. Io di solito non vado proprio completamente fuori dal bordo, ma sto comunque, diciamo, sul bordo esterno delle labbra in modo tale da rimpolparle visivamente. Questa è una matita di Charlotte Tilbury, il colore mi sembra che sia Iconic Nude. Questa è una matita usatissima da moltissime makeup artist. Io per esempio seguo Andrea Lee, lei lo consiglia sempre, e in effetti è un colore che va molto bene per gran parte delle labbra. Per le mie sicuramente è perfetta, la mia pelle è medio chiara e quindi questo è un colore molto molto naturale che permette appunto di regalare quell'effetto volumizzante. A questo punto a volte lascio il labbro così e semplicemente aggiungo un tocco di burro cacao, lucida labbra, qualcosa che le lucidi un po' e sfumo un pochino con le dita magari il bordo se risulta troppo netto, troppo marcato. Oppure semplicemente, sempre usando le dita perché mi piace un effetto delicato sfumato più diurno, utilizzo un pizzico magari del mio rossetto vinilico e poi lo sfumo bene. Ne applico così un pochino in mezzo, lo sfumo leggermente e voilà, questo è il mio trucco ultra semplice per il giorno, realizzato con pochi prodotti ma comunque in qualche modo completo, perché uno degli errori che fanno molte donne dopo i 40 e 50 anni è quello di truccare solo a metà il proprio viso, per esempio di decidere di usare un rossetto molto marcato, molto violento, ma di lasciare la pelle completamente nuda. Proprio in questi casi secondo me una skin tint come questa può tornare utile, perché se no, se lasciamo scoperto il viso e decidiamo per esempio per un trucco molto marcato solo sugli occhi e solo sul labbro, quello che succede è che certi contrasti, magari con la pelle un pochino segnata, risultano molto molto più evidenti. Per cui meglio un trucco leggero ma in qualche misura completo, realizzato anche solo con pochi prodotti come ho fatto io oggi, rendono tutto il viso decisamente più giovane. E voilà, questo è tutto per oggi. Questi due prodottini fantastici di Freshly, così come tutto il resto della gamma Freshly, sul sito potete acquistarli con un ghiotto 25% di sconto utilizzando il codice e il link che vi lascio in descrizione. Lì trovate tutte le informazioni, potete guardare e dare un'occhiata a tutto il resto del sito. Io ve li consiglio decisamente. Il Flash Bomb ha veramente cambiato la mia routine, non ne posso più fare a meno e ahimè spero di ricevere rinforzi, perché questo flaconcino è ormai quasi finito. Se questo video vi è piaciuto, qua sopra ne trovate subito altri due da guardare dedicati ad argomenti affini, e naturalmente vi invito a iscrivervi al canale, accendere anche la campanella per non perdervi i contenuti futuri. E con questo vi saluto e ci vediamo prestissimo per un altro video. Ciao!